Ciao a tutti ragazzi, sono MakeAWish e in questo video vi porto dei nuovi acquisti di carte Pokémon piuttosto interessanti che ho fatto su eBay e su Vinted. E la cosa assurda è che mi sono reso conto che sia su Vinted, ma specialmente su eBay, le offerte su carte Pokémon davvero non mancano. Sarà perché tutti sono in ferie, sarà perché ovviamente l'estate non è il momento migliore per vendere le carte, ma l'attenzione è molto bassa e questo significa che si riesce a fare qualche affare qui e lì. E prima di partire vi ricordo che il codice WISH5 per Fantasia Store è ancora attivo e se lo utilizzerete tramite il link che vi lascio qui sotto in descrizione otterrete il 5% di sconto sul vostro carrello e allo stesso tempo supporterete anche il canale. Quindi ringrazio davvero tutti coloro che stanno acquistando da Fantasia Store e adesso partiamo con il video. Molto bene ragazzi, eccoci qua, abbiamo tre pacchetti da aprirci e prima di partire però ho fatto un attimino i conti e mi sono reso conto che ho più o meno speso un centinaio di euro per tutte le carte che vedremo oggi, quindi noi adesso ci andiamo ad aprire ogni pacchettino, però a fine video sarà anche vostro compito farmi sapere qui sotto nei commenti se secondo voi ci ho perso o ci ho guadagnato. E direi che partiamo dal pacchettino più stiloso, questo dovrebbe sicuramente arrivare da eBay, ma siccome sono tutti acquisti che ho fatto molto ravvicinati, obiettivamente non so in realtà cosa effettivamente ci sia qua dentro. Quindi andiamo ad aprire, se riesco effettivamente, e poi facciamo tutte le nostre considerazioni del caso. Una cosa è certa, apprezzo tantissimo questo metodo di imballaggio, molto 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 compatto, e abbiamo due top loader con, sì, molto probabilmente quattro carte, quindi dovrei più o meno sapere che cosa c'è all'interno, ma vediamo, lasciamoci sorprendere. Sfiliamo la prima carta, che in realtà vengono tutte e due. Ok, vediamo la prima. Ok, molto tranquillo, questo è un Jumpluff olografico Neo Genesis italiano. Condizioni, direi sì, ci sono dei problemini su tutti i bordi. Questa qua è una carta good, forse anche played, se non ci sono altri problemi. Ma me la analizzerò per bene anche dopo il video. Poi andiamo qua e anche qui, sì, questa è ancora messa peggio. Vediamo che carta è. Ok, ricordo benissimo, questo è un Golem Expedition olografico e quindi sì, effettivamente anche in queste condizioni un po' di valore sicuramente ce l'ha. Questo lottino, ora che ricordo, quindi l'ho acquistato a circa 10 euro più spedizione e penso che anche solo il Golem in queste condizioni potrebbe valere così tanto. Ma insomma, vedremo dopo. Poi ci spostiamo in avanti perché abbiamo altre due cartine da guardare che sfiliamo dal top loader. La prima è, ok, un Mac olografico. Non rammento il set, forse la leggenda di Mew. Non me lo ricordo, ma fatemelo magari sapere nei commenti. Qui le condizioni, sì, anche queste qua sono, diciamo, un good, se non addirittura un played andante. Ci sta assolutamente. E l'ultima carta è che non ricordo. Ah, sì, è vero. Abbiamo anche una Prime. Diciamo che con tutte queste carte abbiamo spaziato su tantissime epoche, veramente. Vediamo questo Slowking un attimino, anzi questo qua dovrebbe venire dal set Heart Gold Soul Silver senza paura, mi pare. Guardiamocelo un po' e direi che forse questa è la carta messa meglio. Direi di sì. Chissà cos'è qua, è un rialzino o forse una macchietta, dai. Comunque sicuramente non malissimo. Ci spostiamo nel secondo pacchetto che arriva anche lui da eBay e se ovviamente nel pacchetto precedente abbiamo trovato il lotto, all'interno di questa busta so benissimo che carta c'è. È una carta vintage e mi sa che piacerà a molti, molti di voi. Ok, sì, qui il packaging mi ha fatto un attimino più paura di quello precedente, specie considerato che qui all'interno c'è una carta singola per cui ho speso circa, mi pare, 60 euro più 5 di spedizione, quindi comunque una carta relativamente importante. Fortunatamente, aprendo il libricino, c'è il nostro top loader. Ho già sbirciato le condizioni di questa carta, o perlomeno, insomma, ho guardato il front, ed è...
Oh, eccoci qua. E questa sicuramente, beh, piace a molti di voi. Devo effettivamente andare a guardarmela un attimino più da vicino, perché qui tra top loader e sleeve vedo un sacco di macchie e problemi che spero davvero che non siano sulla carta, perché dalle immagini che c'erano su eBay sicuramente non c'erano. Questo me lo ricordo molto molto bene. Le macchie ci sono ancora, mi auguro che siano sulla sleeve. Sono sulla sleeve. Fermo. Se stai apprezzando il video fino in questo momento, io credo che ora sia il momento migliore per lasciarmi un like su questo video e soprattutto iscriviti al canale se non l'hai ancora già fatto. Video come questi e molto altro escono ogni settimana almeno 2-3 volte. Quindi sul serio, se questo ti sta piacendo, io credo che il canale sia proprio fatto per te. Beh, ragazzi, secondo me le condizioni rispecchiano davvero le foto. Sembrava una carta davvero messa bene. E il front, guardate un attimino, è davvero praticamente gradabile, oserei dire. È proprio tenuto molto molto bene. Questa sarebbe un'ottima carta da mandare a gradare, però effettivamente l'inghippo c'è. L'inghippo non lo si vede tanto qua, anche se effettivamente si può notare un po' di biancore qui sopra, ma il problema, purtroppo ragazzi, il problema è questo. Allora, potrei lo stesso provare a mandarla a gradare giusto per vedere quanto potrebbe prendere, però purtroppo temo che questi due problemini qui sul bordo inferiore la butterebbero abbastanza giù. Detto questo, comunque trovo che questa sia una carta davvero tenuta molto 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 bene e i miei 60 euro li ho spesi molto volentieri. Il più grande rischio di questo video però l'ho preso con questo pacchettino. Questo è un acquisto che ho fatto su Vinted per 30 euro, è uno di quegli acquisti dove vedi l'immagine e la acquisti subito, sperando effettivamente che le carte all'interno siano veramente tenute anche relativamente bene. E adesso, beh, ci apriamo questo pacchettino e vi farò capire subito il perché. Allora, all'interno di questa busta si riescono a vedere solo due top loader, quindi dobbiamo davvero sperare bene che non si sia rotto nulla. Vediamo un attimino, ok, le cose interessanti si sono già intraviste e dai, siccome questo Crowdaunt EX già lo si vede lontano un miglio che ha dei grossi problemi, tra l'altro anche la carta subito dopo si vede che ha dei grossi problemi, ma quello che si è intravisto e quello che voglio assolutamente farvi subito vedere è... Eh sì, è il golem cristallino di Skyridge. Sfortunatamente non è olografico, ma è reverse, ma è questa la carta che ha catturato subito la mia attenzione e che mi ha fatto acquistare il malloppo senza pensarci due volte. Ora dobbiamo davvero sperare che le condizioni siano almeno leggermente buone e che tra l'altro io riesca a tirare via questa carta. Ok, ce l'ho fatta. Vediamo un attimino. Allora, anzi dai, tiriamolo via anche da questa sleeve super sporca e marcia e analizziamo un attimo la situazione. Ovviamente graffi ovunque, ma pieghe non ne vedo. Grosso problema qui sull'angolo. Beh, diciamo sugli angoli in generale ci sono un po' di problemi. Guardate che è super sparaflescioso. Anche questo angolo è messo malino, ma secondo me, già non vedendo nessun tipo di piega brutta che mi taglia completamente a metà la carta, direi che mi è andata molto molto bene. I bordi sono messi super super male, ma solo questa carta vale sicuramente i 30 euro. Proseguiamo adesso col vedere le altre carte. Dopo questa bomba sono super super contento che il golem non abbia nessun tipo di grosso grosso problema. Continuiamo con Unghia del Drago Gold. Questa proviene da Trionfo dei Draghi, Sole Luna Trionfo dei Draghi, un altro set che non mi piace molto, però comunque condizioni buone. E ora dobbiamo andare su queste carte che abbiamo già visto, insomma abbiamo intravisto quantomeno, che sono davvero in condizioni obrobriose. Però tra l'altro dovrebbe esserci anche... Eccola! Senza sleeve, ma
che ci crediate o no, questa è una carta che mi mancava ancora per Gran Festa ed ecco un altro grande perché ho scelto di acquistare questo lottino al volo. Io credo che però... No, non dovrebbe avere grossi problemi questa carta. Vediamo un po' sul retro. Dai, ok. Il Garchomp livello X ce lo portiamo a casa e lo metto direttamente nell'album. Poi il Crowdaunt EX l'avevamo già visto, lo possiamo guardare attraverso il top loader. La situazione è davvero obbrobriosa, è veramente messo male. E qua dietro non l'avevamo ancora visto, ma sì, anche questo Sceptile EX, tra l'altro... oddio, questo set... Antico Origini dovrebbe essere Antico Origini. In ogni caso, sì, questa carta è completamente spaccata, tutta graffiata poi sul retro, mamma mia, questa non è neanche una carta. Io direi che comunque ci è andata molto, molto, molto bene con l'unica carta realmente importante di questo lottino, che per 30 euro davvero... me la porto a casa molto, molto volentieri. Molto bene ragazzi, dopo questo video sono ancora più convinto di prima che questo sia il momento perfetto per fare qualche affare sia su eBay che su Vinted. Le aste sono praticamente vuote, le nuove inserzioni vengono viste poco e quindi se state sulle attenti e alzate un attimino le orecchie potreste sul serio portarvi a casa delle carte abbastanza rare a un prezzo abbastanza contenuto. E detto questo, come al solito, io vi ringrazio di essere rimasti a guardare il video fino in questo momento e se avete apprezzato questi nuovi arrivi di carte Pokémon, allora vi lascio un altro video proprio qui accanto a me che dovrebbe fare al caso vostro.